Negli altri video abbiamo parlato del diritto come tecnica che diventa anche una scienza sociale, uno studio sociale delle funzioni pubbliche. Adesso parliamo in generale degli studi sociali, cioè rinviamo per il diritto a quegli altri video. E chiediamoci, ma questi benedetti studi sociali in che condizioni stanno? Soprattutto, sono migliorati rispetto all'età agricolo-artigianale, all'età pre-industriale, in un modo adeguato per tenere dietro ai miglioramenti tecnologici, al sapere scientifico in senso stretto, quindi fisico, chimico, medico, ingegneristico, cioè il sapere diffuso sull'organizzazione della convivenza sociale nei suoi profili, abbiamo già trattato quelli giuridici, ma anche economici, storici, politologici, antropologici, sociologici, psicologici sociali, cioè come sta combinato? Cioè, quelle difficoltà che abbiamo visto per il sapere tecnico giuridico che non riesce a diventare scienza sociale, per caso le troviamo pure in questi altri punti di vista per osservare la convivenza, l'organizzazione, li troviamo anche nell'economia, nella politologia, nella psicologia, nell'antropologia e via enumerando. Cioè, all'inizio le scienze sociali non c'erano. All'inizio c'erano le filosofie che spiegavano anche quelle che oggi sono le scienze fisiche, cioè spiegavano l'origine della materia, il destino dell'uomo, l'universo, il tempo, la morte, tutte le cose, i profondi interrogativi che turbano chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, come diceva Pazzaglia, insomma, quello che tutti si chiedono sull'origine, il destino delle cose. Allora, la risposta più istintivamente accreditata nella pubblica opinione su queste domande è scientifica, cioè viene tutto dalla trasformazione ininterrotta della materia, quindi l'anima se c'è è materia. Quindi la scienza intesa come studio della materia potrà dare risposta anche alle domande sull'esistenza di esseri soprannaturali. Quindi l'anima è materia, punto interrogativo. A queste cose ognuno risponde come vuole, come si sente, ma due cose sono ineliminabili. Prima di tutto che non si tiene unita la società con milioni di risposte sul senso della vita, cioè la società ha bisogno di coesione. E un'altra è la necessità di coesione, quindi di organizzazione, per portare avanti gli studi delle scienze dure, della fisica, della biologia, della chimica sulla materia. Cioè, la società può progredire nell'indagine sulla materia solo se è adeguatamente organizzata. Quindi si crea una ripartizione di compiti, una specializzazione di compiti che nell'era agricolo-artigianale non c'era, cioè nell'era agricolo-artigianale, come ho scritto sul libro di Scienza delle Finanze, più o meno tutti capivano quello che facevano gli altri. L'abbiamo detto, il sarto capiva quello che faceva il fabbro, anche se non sapeva fare il fabbro.
Quindi il falegname sapeva valutare quanto tempo e quanto materiale ci voleva per fare un paio di scarpe di cui si occupava il calzolaio. Non sapeva fare il calzolaio, ma sapeva valutare il calzolaio, quindi il controllo sociale sul... Che cos'è il controllo sociale? È, dopo tutto, la capacità di valutare se gli altri ti stanno imbrogliando o no, se quello che chiedono gli altri è proporzionale allo sforzo, all'impegno, alla difficoltà di quello che fanno, oppure se ti stanno chiedendo troppo o troppo poco. Quindi è semplicemente capacità di valutazione. Che con la frammentazione delle attività all'interno delle aziende, degli uffici pubblici, si è semplicemente perso. Cioè, anche dentro la Ferrero, chi sta in contabilità non ha la minima idea di come esce fuori il cioccolato o di come si imposta una campagna pubblicitaria. Per cui il lavoro si è molto frammentato, cioè il lavoro tuo non è più un mezzo per capire il lavoro degli altri e quindi spesso non ti rendi conto nemmeno del senso del tuo lavoro nell'organizzazione in cui operi e che ti paga lo stipendio alla fine del mese. Dici, ma cosa faccio io esattamente rispetto a questo progetto, a questa organizzazione che può essere autostrade, telecomunicazioni, uffici comunali, agenzia delle entrate, sanità, perché ognuno fa un pezzettino estremamente piccolo. Per questo la parcellizzazione dei lavori, delle attività, delle occupazioni richiederebbe condivisione dei saperi che tengano insieme questi frammenti di attività, altrimenti alienate e alienanti. Anche per questo sono nate le scienze sociali, cioè per rispondere a questo bisogno di coesione, di organizzare, capire e coordinare la produzione, i pubblici uffici, quindi la difesa, la giustizia, il vivere insieme non è più comprensibile solo con l'educazione e l'empirismo, l'educazione scolastica, familiare e l'esperienza di vita, comincia ad avere bisogno di una formazione, non approfondita, non seriosa, non da addetti ai lavori, ma sapere a cosa servono certe cose, a cosa servono le banche, se si può consumare senza produrre, che cos'è il denaro, la giustizia, cosa può fare il giudice, la polizia, le infrastrutture, la strada costa, ma tutti ci andiamo, chi la paga? Una serie di domande sul rapporto fra le cose pubbliche, le cose private, che vanno organizzate, non sono la fisica nucleare, cose arcane, complicatissime, dove bisogna proprio buttare il sangue. Sono organizzazioni di riflessioni che negli ultimi secoli hanno preso forma nell'economia che non c'era. Nell'antropologia, la sociologia, la politologia, non c'era niente di tutto questo. L'unica cosa che c'era di tutte le scienze sociali è il diritto, ma perché è una tecnica. Il diritto esisteva prima dell'economia semplicemente perché esisteva come tecnica. Esisteva come tecnica di decifrazione di come avrebbero deciso i giudici. Cioè era una. Siccome i giudici sono una delle tante funzioni pubbliche, uffici pubblici, la previsione di come può funzionare un ufficio pubblico è anche tecnica, ma la conoscenza di come funzionano gli uffici pubblici
è anche scienza, cioè sulla tecnica si innesta la consapevolezza e la capacità di analisi di quali sono le disfunzioni e di quali sono le potenzialità della nettezza urbana, delle infrastrutture, delle scuole, della giustizia, della sanità, cioè non c'è più da risolvere il problema di una causa determinata, il signor Rossi fa causa alla signora Bianchi perché gli ha sporcato con la terra del piano di sopra il pianerottolo. Non è più solo tecnica, è anche apporto della funzione di giustizia o della funzione ambientale o tributaria o educativa o sanitaria alla convivenza sociale nel suo complesso. E tutto questo purtroppo non si è adeguatamente rapportato alle scienze fisiche. Cioè, tutte le scienze sociali nel loro complesso hanno imitato il prestigio della fisica, della chimica, della biologia, delle scienze naturali o sperimentali o delle scienze dure, chiamiamole come vogliamo. L'economia si è buttata sulla formalizzazione di alcuni collegamenti di esperienza comune: se il prezzo aumenta ne compri di meno, non si produce, si produce per consumare, non si consuma se non si produce. Abbiamo fatto subito le equazioni, le curve di indifferenza e tutte quelle espressioni che io chiamo la sociomatematica. E quindi si è formalizzato il semplice senza andare verso il complesso, si è reso complesso il semplice, si è creato un meccanismo autoreferenziale dove ci si sentiva scienziati e ci si è ripiegati su se stessi. Il diritto è ancora fortemente radicato alla sua natura tecnica, cioè è ancora prevalentemente fatto nel migliore dei casi di avvocati in cattedra che quindi dicono quello che dice la fonte, quindi decifratori delle arcane verità contenute nelle fonti, quindi nelle costituzioni, nelle leggi, nelle sentenze, nella dottrina diventata a sua volta fonte. Tizio dice che Caio, leggendo la Costituzione fatta dopo la sentenza e le leggi precedenti, voleva dire che, cercando di rispondere a problemi che i redattori delle fonti legislative non si erano posti in quei termini, non si erano posti affatto, facendo dire ad altri cose che agli altri non erano neanche venute in mente o non come gli erano venute in mente, perché il retaggio del diritto come tecnica è dire che qualcuno dice, cioè il giurista non si presenta come analista diretto delle funzioni pubbliche, si presenta come studioso dei sistemi di regole. Perché noi, come ho detto negli altri video, non mi ripeto, abbiamo utilizzato come pietra di paragone di tutto il diritto la funzione giurisdizionale che ha queste caratteristiche. E quindi anche noi, un po' come la sociomatematica, ci siamo messi su una strada che non porta da nessuna parte. Siamo diventati autoreferenziali anche noi. Allora chi c'è a coordinare le riflessioni della pubblica opinione e del pubblico dibattito? I politologi, gli antropologi e i sociologi? Questi sono venuti fuori, per carità, si parla meglio con un sociologo, un antropologo, che con un giurista andato in cattedra con una monografia sull'anatocismo e che conosce solo quello, oppure con un economista che ha impapocchiato 50 pagine di grafici sul teorema dell'elettore marginale. Quindi, per carità, viva la faccia di antropo, quindi
antropologi, sociologi e psicologi sociali, ci mancherebbe. Però attorno a cosa si coagulano la sociologia, l'antropologia, la psicologia sociale o la politologia? Cioè, la domanda di rigore che in qualche modo si pone a tutte le scienze sociali, come viene soddisfatta? In una buona misura caciara. Cioè, ogni sociologo, ogni antropologo fa un po' quello che gli pare, dice pure cose interessanti, ma non si aggrega intorno a un'idea, a una prospettiva. Per questo la proposta di questo video è di utilizzare il diritto, cioè di affiancare al diritto come tecnica, benissimo, sopravviverà, io mi occupo di diritto come tecnica tributaria e va bene, è giusto che ogni giurista sia anche un tecnico, anche per mangiare, ma anche per conoscere qualcosa della vita reale in ultima analisi. Cioè, come giurista, studioso sociale, il rigore si ottiene esaminando le funzioni, cioè mentre sociologi, psicologi, demoetnoantropologi, discipline demoetnoantropologiche fanno, diciamocelo, confusione, il giurista trae ordine non dalla normativa, l'articolo prevede la fonte, non dalle fonti, perché le fonti, se la società è disorientata, ti portano nel disorientamento, quindi non ti portano da nessuna parte. Invece la funzione, cioè difesa, sanità, giustizia, determinazione dei tributi, ambiente, è un elemento di rigore, quindi tu puoi parlare di politica, puoi parlare di comportamenti amministrativi, puoi parlare di aziende, puoi parlare di professionisti, puoi parlare di giudici, però ne stai parlando con riferimento alla funzione sanitaria. Cioè io mi sto occupando di sanità, io non scivolo sul capitalismo, il socialismo, lo Stato, il mercato, cioè il vero rigore dello studioso sociale è quello di stare sulla funzione e di non buttarla in caciara, cosa che capita puntualmente per sociologi, ma ce ne sta uno che va spesso in testa, cioè, che sì, vabbè, allora signora mia, cioè non sforare nei discorsi da autobus, cioè non buttarla genericamente in miscuglio socio, religioso, ambientale, comportamentale, signora mia, non ci sono più le mezze stagioni, certo sti giovani ne vogliamo parlare, che esempio gli diamo, i vecchi non sono più come una volta. Ecco, rigore non vuol dire vediamo che dice la norma, rigore vuol dire occupiamoci della funzione tributaria, nel mio caso, o della funzione sanitaria o della funzione educativa senza scantonare. Ecco, questo è il senso del diritto come scienza sociale più complicata delle altre, dove senza la sociomatematica, senza la formalizzazione equazionale delle banalità, noi cerchiamo di mettere i numeri, cioè cerchiamo di dire di che parliamo, cioè questo fenomeno che io sto analizzando sui rifiuti o sulle autostrade o sugli approvvigionamenti energetici, chi coinvolge, quanto costa e chi lo paga? Questo è il rigore funzionale, cioè di che parliamo e perché. No, come fanno i giuristi che parlano magari di chissà quale reato, dice ma questo reato si è verificato mai? No, però l'articolo, la Cassazione avrebbe, ci hanno scritto in 400 e i reati veri nella prassi dei tribunali sono due, capito? Cioè stare sulla realtà senza divagare.
in funzione dell'obiettivo che ti sei dato sull'educazione, la sanità, la sicurezza, i migranti, la crisi idrica, la determinazione dei tributi, l'evasione fiscale, quello che vuoi, stare sul tema. Cioè, perché il rischio è che il discorso attiri un discorso contiguo fino a che ti ritrovi a parlare dell'individuo, della società, se è nato prima l'uovo, la gallina, il comunismo, il capitalismo, non si capisce più niente, allora il tuo lavoro alla fine lo capiscono tutti, ma capiscono tutti che anche loro sono in grado di fare gli stessi discorsi da autobus. Per questo gli interessati alle scienze sociali sono il pubblico degli studiosi sociali che non scrivono per i loro corrispondenti nella comunità scientifica, cioè gli studi sociali sono per definizione divulgativi, ma perché non c'è altro? Sono soltanto divulgativi, mentre in senso nobile sono divulgativi perché sono comprensione dell'organizzazione sociale e fatta solo per capire, cioè non si fa microbiologia per capire, cioè si fa perché sei specialista, sei nella comunità dei microbiologi, va bene. E quindi qui ha senso parlare di divulgazione, ci sono i microbiologi e gli altri. La stessa cosa per le tecniche, il concetto di divulgazione ci sta per la tecnica processual civilista o per la tecnica di diritto della navigazione. C'è lo studioso tecnico di diritto della navigazione che poi divulga per chi è genericamente incuriosito dal tema, ma non per gli studi sociali di chi vuole sapere quali problemi sulla convivenza ha la sanità, la navigazione, l'educazione. Le infrastrutture, la ricerca scientifica, i beni culturali, l'elezione dei rappresentanti del popolo, c'è gente che vuole capire secondo un proprio livello di attenzione, perché non fa solo quello, uno vuole capire le tecniche di selezione dei rappresentanti del popolo al tempo stesso. L'esaurimento delle materie prime, l'inquinamento, l'evasione fiscale, cioè le priorità sono tante, ognuno si dà le sue, quindi lo studioso sociale deve soddisfare non gli specialisti dello studio sociale, perché se lo 0,02% della popolazione sa che cos'è la moneta, ammesso che lo sappia, l'altro 99,998% della popolazione pensa che lo Stato possa stampare cibo, vestiario e generi di varia natura per soddisfare i bisogni, senza sapere che non funziona così, si può stampare merci, non si può stampare prosciutto. Quindi che le cose delle scienze fisiche le sappiano solo gli addetti ai lavori, va bene. Non è che tutti dobbiamo sapere di ortopedia, di microbiologia, di cardiologia, di fisica nucleare, come nella scena bellissima di Nanni Moretti, mi occupo io, tutti parlate di cinema, mi occupo io delle dighe e dei ponti. E invece le scienze sociali coinvolgono in una certa misura tutti per quanto di interesse, cioè o ci rendiamo conto di queste differenze metodologiche, oppure mano a mano che svaniscono i fattori di coesione sociale basati sulle trascendenze, sulle ideologie, sui nazionalismi, sui consumismi, sul campionato di calcio, qui alla fine, o sulle canzonette. Qui alla fine ci produciamo una società di alienati, una società frammentata, una società schizofrenica. Per questo le scienze sociali, il sapere umanistico oggi è soprattutto sapere
umanistico-sociale, cioè renderci conto delle caratteristiche dell'ambiente dove viviamo e riuscire a condividerle. Per questo il fallimento sostanziale dell'economia, dove tutti oggi si occupano di economia senza essere economisti, grazie, perché gli economisti parlano fra loro coi teoremi e allora parce sepulto, addio! E questo è un peccato. Perché la gente parla di economia come capita, ma non è colpa della gente, dei populisti, è colpa degli economisti che hanno fatto delle assunzioni formali prive di riscontro nella realtà. E quindi la pubblica opinione comincia ad andare per conto proprio. E siccome gli economisti hanno sostanzialmente fallito, naturalmente non a livello individuale, ci sono economisti validissimi, ci mancherebbe altro, anzi, forse come atteggiamento sono molto più numerosi gli studiosi sociali economisti degli studiosi sociali giuristi, però come categoria, come metodologia, hanno fallito. Hanno, sicuramente non hanno neanche cominciato i giuristi a avere un atteggiamento da studiosi sociali, però se i giuristi cominciano ad avere un atteggiamento da studiosi sociali delle funzioni pubbliche che sono molto più complicate alla produzione, cioè mentre nella produzione tu devi complicare con la socio-matematica, fai i diagrammi, le funzioni pubbliche sono già abbastanza complicate di loro, non c'è bisogno che ci costruisci sopra le derivate e gli integrali, perché già hanno tante di quelle variabili che non riesci a raccapezzarti essendo intermediate, quindi uno paga, quell'altro fa le strade, quindi se noi spieghiamo quelle, se i giuristi cominciano a fare gli studi sociali delle funzioni pubbliche, poi l'economia segue, cioè la pubblica opinione segue perché il resto lo spieghi facile. Ma se noi non ci proviamo, le risposte a cosa può fare lo Stato, cosa deve fare il mercato, non le darà nessun altro, semplicemente. Per questo forse è l'ultima occasione per il sapere umanistico-sociale di risollevarsi, quella di partire dal diritto, cioè dal contenitore giustizia, difesa, sanità, istruzione, determinazione dei diritti, dal contenitore dove poi si inseriscono anche chiaramente le attività di produzione di beni e servizi, dove si inserisce il mercato, ma nel contenitore Stato si inserisce poi il mercato, che è anche abbastanza semplice, tutto sommato, da capire. Quindi proviamoci, staremo a vedere.